ritrovati ad Angoli, come vi avevo promesso ci siamo spostati in studio e siamo qui per parlare di musica. È iniziato ieri il Festival di Sanremo, 64esima edizione, iniziata in modo un po' particolare con le proteste dei lavoratori, ma noi siamo qui per parlare invece di musica e lo facciamo con Simone Tomasini. Buonasera. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Tu hai partecipato al festival e quindi sai bene le emozioni, sai, ormai te ne intendi, insomma, sai cosa si prova. Sì, io ho partecipato al Festival di Sanremo esattamente 10 anni fa, nel 2004. È stata per me ovviamente un'esperienza incredibile, indimenticabile soprattutto, perché come ti dicevo anche prima, per me il Festival di Sanremo è stato l'inizio di un percorso, mio artistico. Già facevo il cantante, facevo il cantautore, però con tra virgolette scarsi successi, perché non avevo avuto la possibilità di esprimermi davanti a una platea importante. Sanremo è talmente grosso, talmente imponente, talmente importante per quella settimana che io ho cercato di farmi notare soprattutto con la mia canzone, che poi nei mesi successivi ha avuto grande successo. Sì, esatto. Quell'anno. Io, se devo, ecco, quando do sempre dei consigli ai ragazzi, per partecipare a Sanremo prima bisogna avere, come dire, il pezzo giusto, ecco, tra le mani. Prima secondo di lanciarsi, se si vuole sfruttare quel trampolino, sì, di lancio. Sì, perché è una vetrina talmente importante, talmente bella, talmente che capita una volta nella vita, poi, perché alla fine io mi ricordo quando sono andato io ero credo forse uno dei primi, se non l'unico vero comasco che era andato. Poi c'è andato Davide, ci sono andati anche altri, però quell'anno era veramente per me una novità, ma era anche una novità per la nostra città, nel senso che comunque poi mi è stata molto vicino. Sentivi un po' la responsabilità addosso di rappresentare... Sì, perché poi la mia vita artistica è nata proprio qui, per cui io raccontavo comunque le storie della nostra città, quelle che sentivo mie, quelle che sentivo più vicine alla mia gente, quindi portare la mia musica, la mia esperienza musicale al Festival di Sanremo per me era una cosa talmente bella. Infatti quando parlavo col mio manager e con la mia casa discografica all'epoca, mi ricordo che dicevo: che bello, mi vede tutto il mio paese, no? Tematiche. Cioè non avevo neanche ben chiaro che mi vedeva invece tutto il mondo, certo, non solo l'Italia. Poi, esatto, in Eurovisione, perché, quindi la pressione è notevole. Mi dicevano: sì, ma non pensare ovviamente alla tua famiglia, ai tuoi amici, pensa a colpire tutti, cioè con la tua, soprattutto con la musica. Ecco, io sono un artista un po' anomalo, nel senso che oggi stanno andando le mie immagini belli. Beh, dai, non sono tanto cambiato, però adesso. No, ti mantieni abbastanza bene. Ecco, dai. Questo è importante. Sono passati 10 anni, ragazzi, non perché. Però a differenza. Sembravi anche spigliato, voglio dire, nonostante l'emozione del palcoscenico. Perché quello che dico ai ragazzi, di avere la possibilità di esibirsi dal vivo sui palchi. Io avevo tantissima gavetta alle spalle. Quindi arrivavo e per me cantare sul palco del festival o cantare alla birreria per me era la stessa identica cosa, certo con l'emotività e l'emozione del posto di dove mi trovavo. Esatto, ovviamente. Quello che volevo chiederti era anche questo: si percepisce la pressione del momento, dell'Ariston, del festival, cioè che non sono solo gli spettatori lì in teatro, esatto, ma che ci sono milioni di persone in quel momento con gli occhi puntati su di te. Sai che ho la pelle, scusa, ma la pelle d'oca, perché rivedendomi, io non mi riguardo, di solito quando faccio delle trasmissioni non mi riguardo mai, e questa, rivedermi un attimo, per me mi ha emozionato, nel senso che, come ti dicevo, cioè 5 minuti prima, allora per 2 ore prima che devi partecipare non succede niente, sei lì dietro nelle quinte, non succede niente. A pensare. Sì, sei lì con gli altri, scaldi un po' la voce, magari dici 2 battute, guardi gli altri che si esibiscono. Beh, quando mancano 5 minuti alla tua esibizione, un disastro, cioè tutti, allora dai, forza, veloce. Proprio per mantenere la calma. Cioè, insomma, tu arrivi praticamente sul palco. Io ero molto in relax invece, perché fortunatamente avevo comunque dietro un team di amici, soprattutto perché anche Ricky alla chitarra, anche lui con Masco Doc, sempre con me, suoniamo ancora insieme, figurati, noi ci conosciamo da 20 anni. E comunque fa avere delle persone di fiducia. Sì, quindi relax, stato, vabbè, 5 minuti, poi insomma era come una formalità per me. Quindi, però mi ricordo che la gente mi guardava un po' così, perché non capiva come mai ero così spigliato rispetto ad altri che invece hanno impiegato magari un po' più di giorni per essere un po' più... Infatti quello che vedevo anche ieri sera era molta tensione nelle persone che vanno lì a esibirsi. Mm-hmm. Non capisco se è insicurezza per i pezzi che portano o è insicurezza per il fatto della... Perché magari semplicemente personalità, ci sono persone essere, che si emozionano comunque anche dopo anni di carriera. Anche se invece... io ieri sera...
ho guardato il festival appunto perché sapevo che dovevo venire qua. Ti sei sto preparando il mio disco, sai che insegno a Balerna, insomma sono sempre molto in movimento, per cui la televisione la guardo a spizzichi e bocconi, a parte voi che guardo il meteo di notte, fai il meteo tu, e quindi, no, lo guardo perché dico che giorno sarà domani, com'è? Allora, però quindi ho guardato il festival anche un po' incuriosito per vedere un po' anche la scenografia, perché a me quello che colpisce tanto del festival è l'orchestra, cioè il fatto che comunque ti esibisci con dei professionisti, dei maestri d'orchestra che sono fantastici e fenomenali, e vedere che negli anni sono bene o male sempre gli stessi che hanno accompagnato anche me, mi fa sempre piacere, certo, rivederli. Quindi è un po' una famiglia. Esatto, diventa. Esatto. Poi loro sono con me personalmente sono stati sempre molto carini, nonostante abbiano davvero un'esperienza e una cultura musicale da far spavento, loro comunque erano loro che mi incitavano e mi dicevano cosa fare. E per cui e l'ho visto più, diciamo, dalla parte tecnica. Mi ha colpito tantissimo Cat Steven, vabbè, lui è un fenomeno. Quando è iniziato, appena aperto bocca, vedi la differenza, cioè quelli che proprio non hanno, non dico paura del palco, però è come se si trovassero a casa loro. Io sul palco è come se fossi a casa, magari sono più timido a casa, cioè per assurdo, no? In realtà sul palco, e tutti i ragazzi che vengono a vedermi live lo sanno, cioè io sul palco sono generoso, sono uno che comunque, anzi, vuol far cantare la gente, cioè sono sempre molto coinvolgente sul pezzo, ecco, sul palco. E le canzoni ti sono piaciute? Cioè, senza entrare nel merito, sì. Almeno le prime sette? Ma mi sono piaciuti molto il gruppo, quello che non conoscevo, che erano comunque diretti da un'amica, che è Andrea Mirò, che è la moglie di Ruggeri, che conosco bene. Mi sono piaciuti molto loro, li ho trovati molto diversi e molto geniali rispetto magari ad altre canzoni. Arisa ha avuto questo cambio comunque da un po' di anni, non solo di personalità, look. Ma anche di look, esatto, e anche di canzoni, perché prima era un po' più spiritosa, adesso ci fa la donna impegnata. E poi, sono diventati un po' più serie, esatto. Insomma, poi, in generale. La Ruggero sempre una spanna sopra gli altri, ma a livello vocale. Io credo che in Italia sono tre o quattro le voci top musicali e femminili, cioè lei, Mina, ce ne sono veramente poche, lei l'ammiro tantissimo. E poi chi c'era? Aspetta, Giusy Ferreri in fondo. Giusy Ferreri alla fine, poi dopo Cat Stevens, voglio dire, esibirsi dopo Cat Stevens non infatti, è facile, secondo penso me. Che io sono andato sul palco dopo Dustin Hoffman, cioè era una roba, anche lì dici, vabbè, come tocca a me dopo Dustin Hoffman. Almeno erano ambiti differenti, voglio dire, Dustin Hoffman quantomeno non aveva cantato. Esatto, aveva ballato con l'avventura, no, però li ho trovati, sai, io al primo ascolto tecnicamente riesco già a dare un giudizio, soprattutto sulla parte testo, perché è quello che cerco anche di passare, di consigliare ai ragazzi che vengono a scuola da me, di imparare a scrivere, perché oggi come oggi ci sono molti artisti che sono interpreti ma non hanno la capacità di scrivere. E quindi ero più ad ascoltare non solo l'esibizione ma anche proprio i testi. E per quello che ti ho detto, le perturbazioni li ho trovati molto freschi, molto geniali, molto diversi. Una novità, insomma, sì, finalmente. Giusto perché abbiamo ormai pochissimo tempo, ci fai due note per tornare certo, un po' indietro nel tempo? Volentieri. E poi così parliamo un po' dei progetti futuri. Faccio invece il pezzo di Sanremo? Sì. Va bene. È stato tanto tempo fa che ti parlavo di una storia magica, ma se guardiamo la realtà è ben diversa da quel sogno erotico. È strano, ma adesso che ti vedo riprovo ancora le stesse emozioni di allora, è come se rivivo per un attimo gli stessi giorni, anche se non sono più gli stessi giorni, ma se vuoi sorvolo e insieme a te io prendo il volo, ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca.
Prego, figurati. Invece, tornando a te, so che hai in previsione un nuovo album. Sì. Sto realizzando l'album dei 10 anni di carriera. Non ho voluto fare come altri miei magari colleghi, rifare rifacimenti, canzoni. No, ho fatto semplicemente canzoni nuove, sono tutte inedite, sono canzoni che mi hanno accompagnato in questi mesi, in questi anni di lavoro. Le ho racchiuse tutte in un concept album, nel senso che io faccio proprio un concetto di album. Io non penso solo al singolo da mandare in radio o punto tutto su una canzone, io punto tutto su una storia, esatto. C'è una storia che parla un po' della mia vita, di quello che mi è successo in questi anni, gli alti e bassi di una carriera che possono succedere, e poi parla ovviamente tanto di vita, di famiglia e di questa nuova vita che nascerà a breve, perché aspetto una bambina. Diventerai papà. Diventerò papà per la prima volta. Grande cambiamento. Sì, per quanto mi riguarda, sì, sono già anche col cervello, sono già andato avanti, nel senso che è una cosa talmente, talmente bello, talmente credo unico, no? Avere un figlio è una cosa talmente importante. E adesso non si scherza più. Adesso si fa sul serio, esatto. Hai in previsione di tornare a Sanremo? Pensi mai di ripetere l'esperienza? Sì. Quest'anno c'è stato un timido approccio all'inizio, però poi dopo ho deciso di guardare altrove, perché non avevo neanche l'album pronto, insomma c'era tutta una situazione. Invece l'anno prossimo magari vediamo chi sarà il nuovo conduttore, vediamo chi sarà il nuovo direttore artistico, perché poi il conduttore è il conduttore, bisogna capire il direttore artistico se magari piace la mia musica. Oppure no, va bene, speriamo almeno. Ti ringrazio. Grazie mille per essere stato con noi. Ciao, Espansione. Ringraziamo Simone Tomasini. Ti aspettiamo allora poi per presentarci il nuovo album. Volentieri. Quando sarà in uscita. Noi per oggi abbiamo finito, io vi do come sempre appuntamento a domani. Grazie ancora per essere stati con noi, buona serata.